metri d'altezza e conduce la barca proprio sopra la preda. Prima che la pesca diventasse una guerra e perdesse ogni rispetto del mare e delle sue creature, tutto lo stretto di Messina viveva della pesca al pesce spada. La vedetta strilla dalla sua postazione e Rocco corre verso la fiocina, ma è uno dei tanti falsi allarme. Figlio per quella rivolta. No, niente, solo che poi quest'anno no. Le spese sono troppe, sono altissime. Tasse, sì. Tasse da moglie. Incentivi per la pesca a quelli che fanno la grande pesca, non quelli che fanno la piccola pesca, e te la stroncagli le gambe più che posso. Cioè, e la politica è questa. Che poi questa è una pesca che comunque rispetta il mare, perché ha per forza di cose un equilibrio. Questa è una lotta, c'è quando vinci tu, c'è quando vinci il pesce. Rocco corre di nuovo in postazione. Stavolta la vedetta non molla. Punta la preda e la segue con la barca, fino a quando il pesce non è a portata di fiocina. Un segno di vittoria, che cos'è? Non vittoria, un segno scaramantico, diciamo, però ben augurante, diciamo. La pesca per oggi è andata bene, in apparenza però, perché il pesce spada viene pagato un terzo di quanto viene venduto al mercato, e 500 euro per un periodo di nata non sono sufficienti a far quadrare i conti. Da quanto tempo è la vita? Da quando avevo 14 anni, ne ho 52, mi lascio immaginare quanti sono. E al di là di tutto smettere uno non ci pensa mai. Ma guarda, più delle volte ci penso. Però è più forte di me. La soddisfazione sarebbe stata, che ne so, se al posto di uno non avremmo preso 3-4 pesci spada e 3-4 rieti e 2-3 domani e poi magari, che ne so, un giorno anche senza. Allora, una cosa cambierebbe aspetto, anche dal livello economico. Effettivamente se uno lavora, un po' di soddisfazione penso che non è la vera. È il nome di questo borgo marinaro che si trova nel cuore di Palermo, sotto il Monte Pellegrino. Qui, attorno alla Tonnara Bordonaro,